Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Coltaleale. Eccoci qui con Bioshock Infinite. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Purtroppo ragazzi, nell'ultimo video avevo perso il maledetto audio perché non so che cazzo è successo mentre lo stava salvando. L'ha perso, vabbè. Non so dove. Io ho appena finito di registrarlo, l'altro, naturalmente sono felicissimo per aver perso l'audio. E vabbè, andiamo. Il nostro obiettivo, dobbiamo andare a riprendere il coso. No, non c'ho proprio voglia di star a perdere tempo con questi. Se muoio, muoio. Vabbè, aumentiamo un po' di robe qua, tanto ci abbiamo. Sì, il fucile da cecchino, aumentiamo. Sempre del fucile da cecchino. Ok. Ho perso un po' di soldi. E vabbè, siamo morti. Sì, lo so, non si dovrebbe giocare con il Bioshock, ma. La perdita del file audio mi ha fatto veramente cazzare come una bestia. Soprattutto perché lo fa proprio random, cioè. E soprattutto alla fine, cioè, magari morisse il programma mentre uno sta registrando, perfetto, no, alla fine quando stai salvando si chiude random così, intanto sono morto di nuovo. Come cazzo si fa a morire così? Bioshock non si sa. Va bene, sì, quella adesso l'ha trovato il kit medico, giustamente. Sta cerca. Sono sali. Vabbè, dammi sali. Dov'è che dobbiamo andare? Non mi ritrovo più. Entriamo nell'armeria, ok. Senti qualcosa? Del tipo. Niente macchine, niente strumenti. Troviamo quell'armaiolo. Forse è di sopra ora. Sarà morto anche qui, magari la moglie lo ha ucciso. Il Ok. tabernacolo. Ora è dedicato a C'è Comstock. qualcosa che non va allora. Quindi dubito che ci faccia le armi per i ribelli. Sbaglio o manca qualcosa? Dovrebbe. Ma cos'è un ologramma? Signor Lin? Chen Lin? Mi scusi, Chen Lin? Secondo me non Chi c'è Lin. siete? Alzate la voce! Alzate la voce! Non vi sento con tutti i macchinari! Molto rumore! Sono Booker DeWitt. Indietro, queste macchine molto pericolose. Aspettate di sotto con signora Lin. Ci manda Daisy Fitzroy. Dobbiamo parlare con lei di come avere delle armi. Macchine molto pericolose. Non è posto per gente stupida. Vuoi perdere bella testa? Signor Lin, Di sotto! cosa che non va? Te lo ricordi morto nella cella? Forse in qualche modo lo ricorda anche lui. Tu come gestiresti la cosa? Lo ammazzerei per farlo sentire più a suo agio.
nostro piano non può funzionare. Vediamo se incontriamo la moglie. Mio marito. Calmate i suoi pensieri. Sarà ingoglionito tuo marito, signore. Chiedo scusa, stiamo cercando la signora Lin. Sono io la signora Lin. No, intendo una piccola signora cinese. Era... Booker, questa è la signora Lin. Okay, hanno allora preso gli strumenti di Chen. Che gli resta senza strumenti? Ah, ok. Beh, allora suo marito sembra un po' sconvolto. Se potesse lavorare ancora, forse... Se potesse lavorare, lui... Signora Lin, può dirmi chi ha preso i suoi strumenti? La maledetta polizia. Li hanno presi e rinchiusi nel deposito, a Shantytown. Ha ragione. Avere i suoi attrezzi gli sistemerà la mente. Che importa? Ne dubito. Non avremo nessuna arma se Chen Lin non ha i suoi attrezzi. Andiamo a Shantytown. E magari approfittiamo anche per andare nel... nella zona lì dove c'era quel codice. Hai notato? Cosa? A Lin sanguinava il naso. Sembra che vada di moda. Lo sguardo. Se non è stata una buona idea. Solo che in realtà non mi ricordo dov'era. Aspetta, forse era no. Dov'è che era? No, questa era. Chi vuole tutte quelle responsabilità e problemi? Lì, no. Facciamo così, va, magari. Facciamo un po' di danno con la skyline. Noi ci divertiamo. Dov'è? Aspetta che vengo anche da te, fammi riprendere. No, maledizione. Ok, non mi sembra. Facciamo. Aspettate, ok, gli scudi per adesso ci hanno riparato, adesso. Uno alla volta. Sì, così mi devo divertire. Stai sanguinando. Booker, guarda qua. Va bene così. Ah no, da qua non lo vedo. Aspetta, ce n'è un altro dall'altro lato. No, sei tu che devi venire. Vabbè, facciamo così. Non ricordo sinceramente dove era. Quello del codice. Qua, ok. Hai visto che sono giù? L'orologio rotto suona a mezzanotte. Che orologio? Sembra quello giusto. Metti mezzanotte. Questo orologio, ok. Ah, che quindi io sia. Ci sono degli oggetti, diciamo. Borsa di grimaldelli, questo, e possiamo utilizzarlo per... Perfetto. Perfetto. Infatti, dico anch'io, e riproduciamo la distanza. Sono venuta a Columbia perché credevo in Dio e perché credevo nell'onore. Ma Slate mi ha mostrato questo. Non c'è Dio nel tagliare fuori fratelli dalla famiglia umana. E non c'è onore nel difendere coloro che non ne comprendono il significato. Forse a Finkton c'è qualcuno più meritevole dei miei servigi. Vediamo un po'. Cosa ci può servire? Munizioni, giusto così. Pistola, non ce l'abbiamo piena. Questo qua che fa? No. Una leva così a caso. Se vuoi chiedermelo, chiedimelo. Che cosa? Ecco. Il mio dito. Io non volevo. Va tutto bene.
È un mistero per me come per chiunque altro. Forse Songbird sa qualcosa ma non parla. Mi dispiace. Per cosa? Posso indossare questo elegante ditale per nascondere la mia terribile deformità. Pare che vadano di moda a Parigi. Vabbè, mignolino, dai. L'importante è che rimane il pollice opponibile. Sbaglio, questi sono nemici. Non so se mi attaccano. Presumo di sì. Apri. Metti il riparo intanto. Poi ci pensiamo. Gancio da carico. Eccolo qui. Mettimi il gancio. No, il gancio. No, non ci arrivo, maledizione. Vabbè. Ho due corpi. Ottimo! Bello! Seguiamo. Aspetta, qua c'era qualcosa. No, direi niente di interessante. Andiamo. Quando una zona sì. Vediamo dov'è che dobbiamo, cioè che ci porta questa zona, se riusciamo a riprenderci sta roba che dobbiamo portare a quello là, l'attrezzatura. Penserai che sia una specie di... Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Coltaleale. Eccoci qui con Bioshock Infinite. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Purtroppo ragazzi, nell'ultimo video avevo perso il maledetto audio, perché non so che cazzo è successo. Mentre lo stava salvando l'ha perso. Vabbè, non so dove devo andare. Io ho appena finito di registrarlo, l'altro naturalmente sono felicissimo per aver perso l'audio. E vabbè, andiamo. Il nostro obiettivo, dobbiamo andare a riprendere il coso. Alla stazione di polizia o vedere che cosa c'è in quel bar. Che ne dici? Bar. Non so quale sia il bar che dici, però io direi. Tipi privilegiati. Dammi una moneta, amico. Non siamo tutti impiegati vantaggiosamente qui. È un uomo del... Ma scusa, magari se te la volevo dare pure sta moneta. Poi ti prendo, ciappellate sui lati. Ce l'hai tu la moneta? No. C'aveva l'ananas però. Questo è il bar. Si avrai, credo di sì. Facciamo scattare la rissa nel bar. Ok. State calmi. Stesse cose, questo non ci interessa più di tanto. No, no. Già che si stava incazzando perché lì stavo passando dietro il bancone. Forse.
Leila. Sappiamo suonare la chitarra. Una chitarra. Ti faccio la serenata, signorina. Be unbroken by and by. By and by is a better home awaiting in the sky. Ok, c'è un bimbo che vive nel sottoscala. Va bene. Possiamo proseguire. Prendiamo il boxafono. Quando sei costretto a scendere in profondità, beh, vedi le cose dal basso. E dal profondo della città vedevo ardere un fuoco. Un fuoco ha molto calore, ma non ha una bocca. E Daisy, beh, lei ha una bocca grande abbastanza per tutti i fuochi di Columbia. Ok, abbiamo preso la chiave di una scatola, adesso dovremmo trovare la scatola in teoria. Il tipo non ci dice niente, no? Vabbè. Forse era dietro il bancone, scommetto. C'è una scatola lì sotto, scusa. Posso? No. Non so. Vabbè. Pazienza. Ah, c'era anche questo. Sto morto. Con delle monete d'argento che nessuno ha raccolto, giustamente. Grimaldello che non riusciamo a prendere. E vabbè, a questo punto direi di potenziare qualcosina anche delle altre, non saprei. Ma anche no. Qui sono un po' di coltelli. No, la scatola purtroppo non l'ho trovata. Pazienza. Ok ragazzi, io direi a questo punto di salutarci. Noi ci vediamo con il prossimo video di Bioshock Infinite qui dal Focherello. Un saluto a tutti da quel tale Ale.